Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sedipantocarca Farmaceutici Milano SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Sedipanto? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere sedipanto durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è sedipanto? Sedipanto è un farmaco a base del principio attivo pantoprazolo sale sodico sesquidrato, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda Krka Farmaceutici Milano SRL. Sedipanto può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni sedipanto 20 mg 14 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Krka DD, Novo Mesto concessionario. Krka Farmaceutici Milano SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe: CN. Principio attivo: pantoprazolo sale sodico sesquidrato. Gruppo terapeutico: antiulcera. Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. Indicazioni: trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso, ad esempio pirosi, rigurgito gastrico, negli adulti. Posologia: posologia, la dose raccomandata è di 20 mg di pantoprazolo, una compressa, al giorno. Per ottenere un miglioramento dei sintomi può essere necessario assumere le compresse per 2-3 giorni consecutivi. Una volta avvenuto il sollievo completo dei sintomi, il trattamento deve essere interrotto. Il trattamento non deve superare le 4 settimane senza consultare medico. Nel caso in cui non si ottenga un sollievo dei sintomi entro 2 settimane di trattamento continuato, il paziente deve essere informato di consultare il medico. Popolazioni speciali: non è necessario un aggiustamento delle dosi nei pazienti anziani o nei pazienti con funzionalità renale o epatica compromessa. Popolazione pediatrica: l'uso di sedipanto non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni di età a causa dei dati insufficienti sulla sicurezza e sull'efficacia. Modo di somministrazione: sedipanto 20 mg compresse gastroresistenti non devono essere masticate o frantumate e devono essere deglutite intere con un po' di acqua prima di un pasto. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non è raccomandata la co-somministrazione di pantoprazolo con gli inibitori della proteasi, per i quali l'assorbimento dipende dal pH acido intragastrico, come atazanavir, nelfinavir, a causa della riduzione significativa della loro biodisponibilità, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: i pazienti devono essere istruiti a consultare il medico se manifestano perdita di peso non intenzionale, anemia, sanguinamento gastrointestinale, disfagia, vomito persistente o vomito con sangue, in quanto il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: sedipanto può ridurre l'assorbimento delle sostanze attive la cui biodisponibilità dipende da pH gastrico, per esempio chetoconazolo. Inibitori della proteasi: la somministrazione contemporanea di dipantoprazolo non è raccomandata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale: prima di prendere sedipanto insieme ad altri farmaci come Afislamet, Alcheran, compressa rivestita, Alcheran, polvere, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Reddy's, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Cefodox, compressa rivestita, Cefodox, granulato, Cefpodox Sima Milan, compressa rivestita, Cefpodox Sima Milan, polvere, Cefpodox Sima Sandoz, compressa rivestita, Cefpodox Sima Sandoz, polvere, Dasatinib EG, Dasatinib Krka, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Edurant, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Eviplera, Evotax, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Milan, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Inutrex, Iressa, Isentress, compressa masticabile, Isentress, compressa rivestita, Isentress, compresse rivestite, Iuluca, Melphalan San,
Melfalanteva, Melfalantilomed, Metotrexate, Metoter, Metotressato Teva, Metotrexato Accord, Fiale Flaconcini Fialoidi, Metotrexato Accord, Soluzione, Uso Interno, Metotrexato Doc Generici, Odefsei, Orelox, Compressa Rivestita, Orelox, Granulato, Otreon, Compressa Rivestita, Otreon, Granulato, Reumaflex, Reatax, Capsula, Spricel, Compressa Rivestita, Tarceva, Trexoter, Velos, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Sedipanto durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Sedipanto durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del pantoprazolo in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva. Gli studi preclinici non hanno rilevato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sedipanto non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari. Tuttavia possono manifestarsi reazioni avverse quali capogiro e disturbi visivi, vedere paragrafo 4.8. Se colpiti, i pazienti non devono guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Ci si può aspettare che circa il 5% dei pazienti manifesti reazioni avverse al farmaco. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono diarrea e mal, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi fino a 240 mg somministrate per via endovenosa in 2 minuti sono state ben tollerate. Poiché pantoprazolo è ampiamente legato alle proteine, non è prontamente dializzabile. In caso di sovradosaggio con segni clinici di intossicazione, non possono essere fatte specifiche raccomandazioni terapeutiche, tranne per un trattamento sintomatico e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della pompa protonica, codice ATC. A02DC02. Meccanismo d'azione. Pantoprazolo è un derivato benzimidazolico che inibisce la secrezione di acido cloridrico nello stomaco tramite un blocco specifico delle proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica non varia dopo somministrazione singola o ripetuta. In un intervallo di dose tra 10 e 80 mg, la cinetica plasmatica di pantoprazolo è lineare sia dopo somministrazione orale. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Negli studi di carcinogenesi A2, elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Mannitolo crospovidone, tipo B, sodio carbonato sorbitolo, E420, calcio stearato film di rivestimento. Ipromellosa povidone titanio diossido, E171, ferro ossido giallo, E172, glicole propilenico acido farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Sedipanto a base di pantoprazolo sale sodico sesquidrato sono Dosanlock, Eugastrol reflusso, Malox reflusso, Zolemir reflusso. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.